Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare ad affrontare il nuovo evento dell'anniversario, del nono anniversario. L'hanno appena messo, se lo vado a trovare, eccolo qua. Giusto il nome è un attimo particolare, si chiama Dokkan Ultimate Excite Battle. Ok, c'è uno stage per ora e ci sono 200.000 missioni, ma veramente 200.000 missioni da farlo in 200.000 modi diversi. Quindi yeah, ci sono anche un po' di stone da prendere. Clear, giusto per capirci, Clear Stage 1 con 6 Super Saiyan, 6 Saiyan Saga, 6 Power of Revival. Clear tutte le missioni 5 stone, vabbè. Clear con 6 Joined Forces, clear con 3 Super Saiyan 3 e affrontare lo stage 2 milioni di volte. Ok, va bene, iniziamo a provarlo, anche perché non so effettivamente quello che fa. Sono sincero, non lo so. Non ci sono proprio le stats, nulla di nulla, cioè no stats ancora su Dokkan Info, quindi yeah, andiamo a provarlo. Ok, 6 Saiyan Saga, andiamo. Ah, c'è Gironno Saronno, attenzione, calma, ok, i turni fanno un po' schifo. Ok. Questo qua è l'evento che hanno fatto ieri durante il fan meeting. Ah, quanto farà male, scusate? Vabbè, possiamo metterlo primo, sinceramente. Non so cosa mi devo aspettare, ok, quello è il mio problema. Non so proprio minimamente che cosa mi devo aspettare. Datemi solo un secondo che tolgo questo. Ok, perfetto. Ok, vediamo un attimino così. Ok, va bene, non fa molti danni da pugni. Perfetto. Scopriamo un attimino la gimmick perché... ok. Ok. Scusate, sono senza parole perché non so che cosa mi devo aspettare per quello. L'anno scorso con le speed... Ai! Ok. Oh. Ah. Ok, ciao, una gimmick un attimino. Calma. Capire un attimo la special, calma. Un secondo. Orco boia. Vabbè, questo è Goku. Vabbè, è Goku Kaioken, chi se ne frega, cioè... Goku Kai è Goku Z version, però vabbè. Ok, gli abbiamo fatto danno senza il crit lì, no? Oh, ok. Cos'è? Ha la difesa di Gesù Cristo di nuovo? Un altro boss con la difesa di Gesù Cristo? Credo che ha la difesa di Gesù Cristo. Mi sa che ha la difesa di Gesù Cristo. Sì. Mi sa che ha la difesa di Gesù Cristo. Comunque, una di queste missioni è di farlo entro 3 turni, quindi... Yeah, vediamo. Non c'è come l'anno scorso che la speed battle dovete fare entro 2 minuti, no? Quant'era? Vabbè, quel che era. Battere tutti quelli che avevano partecipato al fan meeting. Non è la stessa roba, però comunque... Vabbè, vediamo così. C'è però una missione che fai entro 3 turni, mi sembra. Sì. Una volta soltanto dovete farlo entro 3 turni. Ok. Non sto... Prende danno anche così, però. Non sto capendo. O serve veramente tanto danno, oppure non sto proprio capendo... Boh. Special subito, va bene. Grazie, Yamcha. Grazie, Yamcha. Non sto veramente capendo qual è la sua gimmick da fa. Cioè, lo abbiamo sciolto in 2 turni, effettivamente. Non c'è neanche una roba di farlo con item o senza item. Proprio dice... Sono solamente di sfruttare tanti team e basta. Non mi sembra... Troppo super difficile. Vabbè, 6 Super Saiyan si fa easy. Se avete l'LR nuova, mettete lui. Fa tutto lui in un turno, praticamente. Ok, è morto. C'è altre fasi? Ah, no. Ok. Quindi ho fatto Saiyan Saga e 3 turni. Ok. Non...
Allora, c'è qualcosa perché non prendeva danno, non prendeva danno, quindi credo che sia difesa alta o roba del genere, ok? Come per Hildegard, come per Hildegard. Yeah, tre missioni. Questo Kai da dove viene? Ah, per averlo creato una volta. Ok. Tre volte, cinque volte, sette volte, dieci volte. E tre... Ok, va bene. Intanto teniamo quelle missioni. Va bene, abbiamo fatto Saiyan Saga, andiamo di Super Saiyan. Ok, abbiamo preparato un Super Saiyan adesso. Tanto questa è un'altra di quelle missioni dove dobbiamo usare 6 PG di quella category. Visto che ci rimane 6 Power of Revival e 6 Joined Forces. Ok, dopo questa qua ci rimangono solo quelle. Facciamo subito direttamente, anche perché non credo di farci un altro video almeno al momento. Anche se da quel che ho capito devono mettere altri stage di questo evento. Però sì, sono stone easy, basta. Quello nel senso, sono stone facili da avere. Ok, sono stone facili da avere. Adesso vediamo perché qua la vedo abbastanza easy. Da sotto un po' meno, ma vabbè. In tre turni si dovrebbe fare qua. Non dovrebbe essere un problema. Comunque sì, affrontiamo questo stage con tutti i team da 6 e via. Ho giusto capire. Vabbè che tanto ho già fatto la missione dei tre turni, quindi non importa. Si fa abbastanza easy. No, ok, prende danno comunque. Ok, dai pugni non va a prendere danno. Ok, sì, ha una questione di difesa alta. Ha una difesa alta, per quello non prende danno da alcune cose. O comunque gli hanno messo proprio la roba che non prende danno da un threshold, tipo se non fai almeno 100.000, no, per dire. Vediamo se loro non crittano e facciano danno. Ok, il danno è molto ridotto. Però avete visto il pugno. Ok, è una roba di difesa, un threshold che c'è. Sì, esplode appena... Ok. È praticamente la stessa roba di Hildegard, alla difesa altissima. Porco di... Ok. Ma ha fatto saltare in aria. Ok. Ma ha fatto saltare in aria. Non è così facile in realtà. Non è così facile in realtà, eh. Ok, cerchiamo di non portarci un tech. Effettivamente anche io sono stronzo, mi porto un tech. Sì, potete dirlo tranquillamente. Sei stronzo, TTD. Sì, lo so, tranquilli. Lo so che sono stronzo, tranquilli, non c'è bisogno di dirlo. Sono stronzo anch'io, però. Un secondo solo, togliamo le animazioni che ormai abbiamo già visto tutto. Ok, va bene. Credo di aver capito effettivamente il tutto. Basta solo fargli crit ed esplode. Gli fate i crit e lui fa kaboom. Questa è l'unica roba che c'è. Fine. Gli fate i crit e lui esplode. Basta. Nulla di troppo difficile. Si fa abbastanza facilmente. Poi con il trio Super Saiyan non ci vuole niente. Non ci vuole niente. Col trio Super Saiyan solo fa spavento quella special. 800.000. Itta per un bel po' la special. Itta per un bel po'. Bisogna stare attenti a quella. E ovviamente i pugni, grazie. Grazie mille. Sempre belli i pugni. No, sono la meccanica. Tirare i pugni, no? Grazie. Crittare è troppo da stronzi? Ah, no. Oh, bravi! Prima o poi ce la si fa, ok, va bene. Ok. Ho paura per certi team. 3 Super Saiyan 3, vabbè. Goku Super Saiyan 3 STR, Goku Super Saiyan 3 Tech. Poi boh. Mi porto Vegeta Super Saiyan 3 tanto per. E faccio fare tutto a Goku Super Saiyan 3 STR. Probabile, quella è la meccanica. Quella lì è la meccanica. Goku, per favore, critta. Fai robe, bravo. Ok, calma. Oh, ok, evaso M. Vabbè. Volevo vedere quanto prendeva Goku, no? Giusto per capirci se è un problema veramente quella special o no. È giusto per capire se è un problema quella special o no. Solo quello. Perfetto, ok, prossimo turno che abbiamo? Va bene, in realtà può andare bene. Ho paura sulla ho paura a prendere una special su Super Saiyan lì, però per il resto non mi fa troppa paura, ok? Per il resto non mi fa troppa paura, lo scopriamo vivendo. Special boom morto. Oh mio Dio, aiuto. Prima ho preso tanto danno, eh. Non è che hanno molta difesa effettivamente, però
Calma. No, ok, il danno in realtà lo fa. Il danno di special lo fa in realtà. Ne fa un po'. Però non è troppo pericoloso. E non sembra che ne fa più di una turno, quindi... E poi è debuffabile. Poi è debuffabile, ok. Che. Sì, sì, è proprio una questione di difesa. È una questione di difesa. Vabbè, nel senso, ok. Può essere una rottura. Ci sono alcune di queste categorie che sono un po' una rottura di balle. Ci vediamo domani sera in live che lo finiamo, ok? Domani sera in live lo finiamo, sto evento. Oggi finivo giusto le missioni da 6 categorie. Dopo abbiamo da fare... Cioè, per capirci, portati 3 Majin Power, ok? Cioè, robe così. Le facciamo in live direttamente. Finiamo di affrontarlo tutto in live. Beh, puoi anche usare un pochino di più te... Un po' da... Vabbè, Broly, ok, ho capito. Tanto ora esce la versione nuova. Addio, Broly fisico. Farewell, no? È finita, perché... Sì, è bello vedere 162 da special. No, è una... È molto bello. Volete vedere cos'è più bello? Finirla così. Kaboom! 35 milioni! Ok. Bene, seconda missione da team da 6. Che cosa abbiamo ora? Oddio santo. 6 joined forces e 6 power of revival. 6 joined. Andiamo di 6 joined e vediamo un po'. Ok, 6 joined forces con tutti i colori super. Così facciamo 2 missioni in una botta. Tanto perché joined abbiamo ancora i super Saiyan. Spero di averli al turno 1, non ho visto. F. Allora, questa in realtà non mi voglio preoccupare più di tanto. Sarò del tutto sincero con voi. Non credo che ci preoccupiamo troppo. Con i Busaga dovrebbe essere abbastanza facile. Anche perché ce li ho buildati full crit, con tutte le special che possono tirare, tutte le cose. Dovrebbe essere abbastanza easy, nel senso. Proviamo. Proviamo. Tentar non nuoce. Tanto... abbiamo visto che itta per un bel po'. Quindi bisogna stare un attimino attenti a quello. Itta per un bel po', quindi ok, calma, sangue freddo, no? Calma. Però, primo cretino. A posto, va bene. Dovete farli voi. Guardalo lì, 10 milioni di pura goduria. E andiamo a shottare. Ezza. Critta. Dai! Che palle! Dovete crittare. Avete 25 crit, per l'amor di Dio. Crittate. Bravo! Guarda! Se lo mangia! easy, così, easy. Facile. Let's go. La prossima missione intanto qual è? L'ultima. 6 Power of Revival, ok. Vabbè, quello un po' più me. Giusto un po'. Itta, però. No, ok. Itta per un bel po', sto robo. Itta per un bel po', fa male veramente. Ok, bisogna stare attenti in realtà, perché fa male veramente. Con alcune categorie sarà un po' un problema. Però penso... Per Imagine Power credo che andiamo di Zamasu, roba del genere. Doppio Zamasu e 3 Imagine Power dentro al team. E se no non... Però io non ho Boa GL, porca Eva. Quello è brutto, raga. Quello è veramente brutto. Io non ho... Non ho i tre... E non ho Boa GL. Boa GL aiuterebbe tanto per una cagata del genere. Cazzarola. È un problema non avere. Ehi. Che culo, cazzo. Che culo. Qua abbiamo avuto un culo over 9000. Lo dico subito perché quello è 5 Eva. Fine. Lì shottava, Lì eravamo caput, morti, andati. Grazie per i pugni, stronzi. Grazie. Lì eravamo caput, per fortuna. Dio buono, che culo. Che palle. Potete crittare, Cristo. Per favore. Questa forse ce la facciamo in 2 turni, dai. Se critta. Power of Revival, che cosa cacchio ci portiamo dietro? Ok, buono. Power of Revival, fatemi preparare il team e andiamo a finire questo video con l'ultima fight che dobbiamo fare con il team da 6. Andiamo a vedere. Power of Revival, ho notato effettivamente che questo stage da fare col Power of Revival diventerà forse un po' più facile, visto che devono arrivare Leza di Goku ISTR fra qualche giorno, by the way.
ma deve anche arrivare l'Ezza di Goku Mui. E fanno tutte e due parte di Power of Revival, quindi yeah, sarà un pochino più facile fra qualche giorno con gli Ezza. Però vabbè, lo affrontiamo adesso. Allora, ho paura di Gogeta STR, se gli arriva una special nel muso. Giusto un po' paura. Ce lo teniamo in turno, dai. Questo forse è da più turni, lo dico subito che qua staremo un po' di turni, perché non è super 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 forte Power of Revival. Orku boia. Ma ho paura di una special su Goku Carnival, che vabbè, ho paura, sono andato diretto di una 200, ok, giusto per, sono andato diretto di una 200, poi possiamo morire, crepare, abbiamo metal culo, possiamo crepare con lui, attiviamo Goku Tech, tutte le robe del genere, no, giusto per, bellissimo danno quello. Forse ho fatto una cazzata a portarmi Gogeta STR. Sì, Gogeta STR è stata una cazzata! Quanto? Aiuto, calma. Yes! Ah, aia, fa male. Giusto un po', Giusto un po', giusto un pochino. Grazie. Aia. Beh, credo di sì. Credo proprio che l'attiviamo. Non farà moltissimo e speriamo in un crittino, però credo proprio che l'attiviamo, raga. Credo proprio che l'attiviamo. Porca... No, c'è un problema. No, vabbè, non c'è un problema. Ah, subito. Mia, volevo un po' di bustini su Goku Tech io. Vabbè, amen. Sì, quello fa male. Sarà un milioncino e due o qualcosa del genere. Bel crit quello. Non mi fido a tenere metal culo lì. Però se busto metal culo forse diventa un po' più facile. Come l'ho buildato metal culo? Un attimo solo. Potrebbe diventare più facile metal culo se lo attivo. Del tutto, nel senso. Giusto un attimo, no? Fatevi attivare metal culo, per favore, Girente, voglio bene, non mi fa la special. Porco... Stan! Vaffanculo. Oh! Che botta. Vabbè, full boostato metal culo. Ora un Goku Tech senza lead, senza guardia. Sono morto. Porca Eva. Oddio santo. Ok, no, Power of Revival è effettivamente difficilotta. Power of Revival è effettivamente difficilotta. Anche perché è una lead di merda. Cioè, ha bisogno degli Ezza questa. C'è Vegeta Blue Evo Int. C'è Goku... Goku IAGL. Goku ISTR. Forse era meglio anche... Se ora crepiamo... Cosa che vedo... Porco demonio. Cosa che vedo molto fattibile. Se ora crepiamo, sapete che famo? Usiamo doppio Goku Tech 23esimo torneo. Non doppio Goku Tech Carnival. Perché fa schifo, fine. Fa schifo, fine. È invecchiato. Male anche. Sì, però io devo... Vabbè. Grazie, Dokkan. Ti voglio bene. Ne prende ancora il Ka, Yeah. Oh no, non mi ha stannato ora. Ah, quindi ha chance. Fanny. Grazie. Sì, no. Andiamo di doppio Goku. Goku 23esimo e via. A sto punto mi porto Goku Namek Int. No, dai, fa schifo quel robo. Ok, no. Questa qua è difficile veramente. Ok, questa è difficile. Questa accetto che è un po' difficile. Sì, l'ho debuffato in attacco all'infinito. Quello... dovrebbe farci meno male ora come roba. Forse. Vabbè, speriamo nei crit loro. E tanto le revive non le ho più, quindi... Bel problema. Oh, bello. Bello. Quello è un crit. Calma. Quello è un crit. Calma. Forse possiamo anche tankare con Goku Tech, perché abbiamo debuffato così tanto. Buono, secondo crit. Dai. Mi servono i crit, Dokkan.
Solicrit, lo ammazzo proprio. Lo distruggo. Lo distruggo. Buono. Ora abbiamo metal culo con 21 crit e via. Puntiamo a quello. Qua, ripeto, è un problemino, però vabbè, dai. È giusto un problemino. Nice. Ok, no, ok, va bene. Questo ci potrebbe aiutare. Allora, è debuffato tanto, però ho comunque paura della special, sarò sincero con voi. Questa la tiriamo. Tiriamo tutto. Se può crittare anche un minimo, tiriamo tutto. Calma. Che potremmo aver vinto. Calma un secondo che potremmo aver vinto. Wait a damn second che potremmo aver vinto, raga. Potremmo aver vinto. Calma che potremmo aver vinto. Calma un secondo. Non me lo stannare, per favore. Non farlo stronzo. Non dovrebbe farci danno, L'abbiamo debuffato tantissimo prima. No, in realtà fa ancora danno. Vabbè, ci ha debuffato l'attacco. Ma non me ne frega. E Gogeta GL li prende e lo dovrebbe sciogliere. Dio buono. Che schifo. Vabbè. È ancora debuffato, dai. Calma. 7 milioni e 3. Basta che parte un crit. Se parte un crit, ho vinto. Molto semplice. Let's go! Abbiamo finito tutte le missioni da 6 nel team. A posto. Ci manca ancora, vabbè, 6 extreme, che, ripeto, lo faremo con Majin Power. E il resto delle missioni da 3. Quindi ci manca 3 Majin Power, 3 Super Saiyan 3. 3 Resurrected, 3 Universe Survival. Oh mamma mia che schifo. Vabbè, andiamo di Goku Kaioken per quella. E 3 androidi e 3 Fate Induced. Le affrontiamo tutte in live domani sera, martedì. Le affrontiamo tutte domani sera in live, raga, visto che mancano solo queste. Non credo di portarci il video perché comunque abbiamo fatto quella roba. Questa è stata la run più difficile. Va bene. Andiamo. Un bel po' di stone, un bel po' di roba. Ci sta. Sono tutti Kai utili per quando esce Gogeta e Broly. Visto che non hanno nemmeno l'essa farmabile. Sì, no, non c'hanno l'essa farmabile. Quindi sì, è un bel po'. Sono un bel po' di Kai. Evento carino comunque. Evento carino. Dura per tutto l'anniversario. Vedete che è 40 giorni. Quindi dura per tutto l'anniversario. Quindi credo che mettano anche altri stage e tutte le robe. Però va bene. Carino, direi che è carino. Ditemi se l'avete affrontato, cosa ne pensate di questo evento. Raga, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, commentate se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.